Approda oggi alla Camera la riforma costituzionale del Senato che ieri ha scatenato lo scontro politico. Lega e SEL voteranno no, il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto, Forza Italia si divide, Berlusconi annuncia no, ma il gruppo vicino a Verdini potrebbe votare la fiducia. Nella minoranza PD, contrari Fassina e Civati, Renzi tira dritto, ce ne faremo una ragione. Slitta ad oggi la decisione della Lega sull'ultimatum a Tosi. Bruxelles boccia il piano di riforme presentato dal governo greco, è insufficiente, basta perdere tempo, fate di più, dice l'Eurogruppo che rinvia ad Atene il documento. Il confronto riprenderà domani. Ieri intanto la BCE ha avviato il quantitative easing per l'acquisto di titoli di Stato al ritmo di 60 miliardi di euro al mese, borse ancora tiepide. Il caso dei matrimoni gay, il TAR del Lazio ha stabilito che il prefetto non può annullare la trascrizione delle nozze contratte all'estero. La sentenza arriva dopo l'ordine del Viminale di cancellare le trascrizioni sui registri di Stato civili. Resteranno valide finché a pronunciarsi non sarà un tribunale civile. Nei posticipi della 26esima giornata di Serie A la Juventus supera di misura il Sassuolo con Pogba e vola più 11 sulla Roma. Bianconeri ormai vicinissimi al quarto titolo consecutivo. Vince anche la Lazio che travolge la Fiorentina 4-0 e aggancia il Napoli al terzo posto. Giovedì torna all'Europa League con 5 squadre italiane in campo. Sono le 7:31 minuti, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In primo piano la politica con il voto previsto per oggi dell'Aula di Montecitorio sulla riforma costituzionale. Una parte di Forza Italia, Lega e SEL hanno annunciato che voteranno contro, mentre il Movimento 5 Stelle ha detto che invece al momento della votazione uscirà dall'Aula. Ma anche all'interno del PD, il Partito Democratico, il Movimento, il partito del Premier Matteo Renzi, la minoranza interna non sembra intenzionata a sostenere il governo. Vediamo. Torna lo scontro politico alla Camera, dove si vota la riforma costituzionale con la revisione del titolo V e la trasformazione di Palazzo Madama nel Senato delle Regioni. Il governo spera nella più ampia convergenza, ma le opposizioni che avevano abbandonato l'aula il 13 febbraio scorso sono intenzionate a dare battaglia. I 5 Stelle scelgono l'Aventino, gli altri non raccolgono l'appello. SEL, Lega e Forza Italia, pur restando contrari al DDL Boschi, dopo l'incontro col presidente Mattarella hanno deciso di partecipare al voto. Già da domenica Berlusconi ha indicato al partito la linea dura dopo la rottura del patto del Nazareno anche in vista delle regionali. Un posizionamento chiesto anche dalla Lega in vista di future possibili intese, ma il ministro dell'interno Alfano ed il leader di NCD chiede a Forza Italia di non piegarsi ai diktat della Lega ed anche tra gli azzurri alcuni non sono convinti di dover bocciare la riforma. Brunetta minimizza il dissenso interno e si appella all'unità convinto che alla fine il gruppo voterà compatto. Lunga riunione della minoranza del PD che evidenzia le tensioni nel partito su questo tema. L'area riformista di Damiano voterà sì alla fine, il dissenso dovrebbe essere contenuto. Qualcuno come Pippo Civati, Stefano Fassina o Davide Zoggia potrebbe non partecipare al voto. Renzi trovi il coraggio di apportare i cambiamenti necessari alla riforma Palazzo Madama, chiede Gianni Cuperlo in una lettera aperta al segretario. E giovedì in Consiglio dei Ministri si parlerà di un altro tema. Tema incandescente, la riforma della RAI e della scuola. Ed è stata rinviata ad oggi la resa dei conti all'interno della Lega. Sul tavolo resta lo strappo tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che sostiene il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, e l'attuale sindaco di Verona, Flavio Tosi. Sul tavolo c'è la candidatura per la regione. Annullato l'ultimatum della notte scorsa voluto da Salvini e dal Consiglio federale di Via Bellerio, il sindaco di Verona Tosi ha qualche ora in più per decidere se continuare ad avere la tessera del Carroccio o se invece continuare a presiedere la sua fondazione Ricostruiamo il Paese. Lo slittamento è stato deciso dal Comitato di Disciplina e di Garanzia dei Lombard, presieduto da Umberto Bossi, proprio per cercare ancora un'ultima difficile mediazione. Lo stesso comitato tornerà a riunirsi oggi proprio per valutare la risposta o la non risposta di Tosi. La proroga dell'ultimatum sul sindaco di Verona è stata concessa a tre condizioni. Non ci dovrà essere alcuna lista a suo nome alle regionali venete. La lista della Liga Veneta dovrà essere decisa dal direttivo nazionale, guidato dallo stesso Tosi, ma i nomi dovranno passare il vaglio del commissario ad hoc Giampaolo Tozzo. Infine il sindaco di Verona dovrà garantire che non presenterà la sua fondazione Ricostruiamo il Paese in nessun luogo alle prossime amministrative. Al governatore Luca Zaia sarà concesso di presentare una lista a suo nome, ma dovrà trattarsi di una civica vera, ovvero senza candidati iscritti alla Lega.
Insomma, si tratta di condizioni che comunque non sciolgono il nodo fondamentale che contrappone Tosi a Salvini, che è appunto proprio quello della compilazione delle liste per le regionali di maggio. Per il sindaco ribelle, i candidati dovrebbero essere selezionati esclusivamente dal partito locale, ovvero dalla Liga Veneta. Per Salvini invece il potere di assegnare posti della lista del Carroccio deve essere nelle mani di Via Bellerio e del commissario Tozzo. Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra difficile una ricomposizione della frattura durante la giornata che è appena iniziata. I parlamentari che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle potrebbero entrare nella maggioranza di governo in cambio di un ministero. E questo in sostanza l'appello lanciato dal senatore ex grillino Lorenzo Battista in una lettera aperta ai fuoriusciti. Vediamo. Costituire un gruppo parlamentare per dimostrare cosa si è capaci di fare, entrare in maggioranza e chiedere un dicastero, la cui direzione potrebbe essere affidata ad un tecnico, è l'invito che l'ex senatore 5 Stelle Lorenzo Battista lancia da Facebook agli altri fuoriusciti dal movimento. Battista da settembre è al Senato con il gruppo autonomo e ora suggerisce agli altri ex di fare come ha fatto lui. Battista scrive da leader, sottolinea che è il momento di passare dalla parte del premier Renzi perché l'occasione è irripetibile visti i delicati equilibri evidenziati anche durante le recenti votazioni e ancora esorta l'ala sinistra degli ex a unirsi a SEL, il partito di Vendola in Senato a 7 membri, con 3 grillini in più si potrebbe costituire un gruppo proprio, un appello che invece di applausi raccoglie solo fischi, l'unico appoggio a Battista è arrivato da Luis Soriana, per il resto solo bocciature, per Paola De Pin la proposta arriva fuori tempo massimo, Alessandra Bencini definisce l'ipotesi fantapolitica, contraria alla costituzione del gruppo e ancor di più all'appoggio alla maggioranza. Sul fronte del no c'è anche il siciliano Campanella che definisce un ipotetico appoggio a Renzi un trasformismo molto dannoso. Durissimo invece, e non poteva essere altrimenti, il giudizio di Alberto Airola, uno dei fedelissimi di Beppe Grillo, che ha definito l'atteggiamento di Battista un opportunismo della peggiore specie. E uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, con una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, replica duramente alla proposta lanciata da Battista. Vediamo. Ne risponderà agli elettori. Sull'ex 5 Stelle Battista che ha proposto appoggio al governo, Gianroberto Casaleggio è telegrafico, liquidatorio. Gli argomenti che gli stanno a cuore sono altri. È la deriva pericolosa di Renzi, mentre peggiorano tutti i parametri economici, di destra la definisce. È la RAI, il cui modello deve scindere nettamente la politica dall'informazione e quindi eliminare qualsiasi ingerenza, non solo dei partiti, ma anche del governo, con chiaro accenno alla riforma annunciata dal Presidente del Consiglio. È la battaglia per il reddito di cittadinanza, molto affine a un sussidio di disoccupazione modello tedesco, diventata per il Movimento 5 Stelle la ragione politica numero uno, la madre di tutte le battaglie, collegata a quella dell'aiuto alle piccole aziende, sostanziato dai 10 milioni tagliati ai propri stipendi di parlamentari. Dice tutto al Corriere della Sera Casaleggio e lo dice allo stesso quotidiano che una settimana fa aveva intervistato anche l'altro fondatore del Movimento, Beppe Grillo. Segno di un nuovo atteggiamento più disponibile nei confronti dell'informazione, ma non verso i talk show che restano pollai, maturato evidentemente in questi difficili ultimi mesi in cui si sono perse le tracce della tanto sbandierata raccolta di firme per il referendum sull'euro, nemmeno citata da Casaleggio, oltre a quelle di diversi deputati e senatori eletti col movimento, in cui il primo dei problemi è quello di comunicare il proprio esserci politico. Ma alla classica domanda se ci sono scelte che non rifarebbe, la risposta di Casaleggio è bisillabica, no, negando anche l'allentamento del rapporto col movimento. Prima o poi succederà, dice, per ora non è previsto. Occhi puntati sull'Eurogruppo perché prosegue il braccio di ferro con la Grecia. Il presidente dell'Eurogruppo ha ribadito che non ci sarà alcun pagamento nei confronti di Atene prima che non si sia raggiunto un accordo generale sulle riforme e soprattutto che ne sia cominciata la messa in atto. Domani, mercoledì, quella che una volta si chiamava Troica e ora per volere di Atene chiamiamo istituzioni, ma sempre da Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale ed Europa è composta, domani, dicevamo, mercoledì, comincerà a esaminare nel dettaglio la lista delle riforme presentate dal ministro delle finanze greco Varoufakis all'Eurogruppo.
Mezz'ora il tempo dedicato dai ministri economici europei alla vicenda greca. Vicenda che, date le premesse e i toni bellicosi della vigilia, sembrava volgere al peggio, ma che invece, nonostante le difficoltà, va avanti. Perché la lista delle riforme alternativa a quelle imposte al vecchio governo di Atene sembrava non andasse bene in primis al presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, olandese, spalleggiato dal tedesco Schäuble. Ma poi ha prevalso la linea Moscovici, che sarebbe anche il commissario europeo agli affari economici decisamente più possibilista. E insomma, si parte con lo studio di fattibilità. Se funzionerà, la Grecia potrà avere un po' più di respiro economico, si intende, quei soldi necessari per ripagare ad esempio il prestito di circa 1,5 miliardi avuto dal Fondo Monetario Internazionale e che entro marzo va ripagato. E c'è attesa di vedere come hanno reagito i mercati alla prima fase del quantitative easing, ossia l'iniezione di liquidità di circa 60 miliardi da parte della BCE, la Banca Centrale Europea, e che ha come obiettivo quello di rilanciare l'economia. La Banca Centrale Europea ha avviato lo strumento finanziario non convenzionale destinato a rilanciare investimenti e consumi grazie a un'enorme iniezione di liquidità sui mercati, 1.140 miliardi per la precisione. L'avvio del quantitative easing, o in italiano l'allentamento quantitativo, è stato annunciato dalla stessa BCE con un tweet. La Banca Centrale Europea stampa moneta cartacea e virtuale, in Italia per lei lo fa il poligrafico e zecca dello Stato, e inonda il sistema di liquidità, 60 miliardi al mese. Con il denaro ricevuto le banche centrali dei singoli stati comprano dalle banche commerciali titoli già in circolazione, trattati sul mercato secondario, soprattutto titoli di Stato dei paesi dell'euro, ad eccezione di Grecia e Cipro, ancora alle prese con i rispettivi programmi di salvataggio. In base al principio della non condivisione dei rischi praticamente imposto dalla Germania, sono proprio loro, le banche centrali dei singoli stati, ad accollarsi l'80% delle eventuali perdite. Solo il rimanente 20% resta a carico dell'intero eurosistema. I primi acquisti della BCE si sono concentrati sui titoli di Stato tedeschi e francesi, poi è stata la volta dei titoli italiani. Banca d'Italia acquisterà bond nazionali per 130 miliardi e, con le operazioni effettuate dalla BCE, gli acquisti complessivi di titoli di Stato del nostro paese saliranno a 150 miliardi. Grazie al contante ricevuto da qui a settembre 2016, la nostra, come le altre banche nazionali, non avranno più scuse per non concedere prestiti e mutui. Le imprese dovrebbero tornare ad assumere e investire, le famiglie a fare acquisti. La deflazione sarà messa a KO e i prezzi al consumo torneranno a salire verso l'ambito 2%. Ma ancora è presto per dire se ci sarà un lieto fine. Tragedia nel nord dell'Argentina, la Rioja, per uno scontro in volo tra due elicotteri nel quale sono morte 10 persone, due piloti di nazionalità argentina e 8 francesi. 5 erano componenti della troupe televisiva del programma Dropped, un reality trasmesso dal canale francese TF1, mentre le altre 3 erano atleti sportivi molto noti in Francia. Si tratta di Camille Muffaut, medaglia d'oro di nuoto nei Giochi Olimpici di Londra, Florent Sarto, velista che aveva battuto il record della traversata dell'Atlantico in solitario, e Alexis Vassen, medaglia di bronzo di boxe nei Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Ed ora in Russia, per l'omicidio di Boris Nemtsov, sarebbe stato l'ex tenente ceceno. Zaurdadayev fa sparare contro l'uomo, mentre le autorità di Mosca hanno annunciato nella notte di aver arrestato altre 2 persone in Cecenia sospettate di aver fatto parte del commando. La morte di Boris Nemtsov 2 giorni fa per la corte che ha convalidato l'arresto di 5 ceceni, tra cui il reo confesso dell'omicidio, Zaurdadayev, il movente era di natura economica. Poi, tra domenica e lunedì, ha ripreso corpo la cosiddetta pista islamica. In poche parole, Dadayev, a 2 mesi dalla strage a Charlie Hebdo, avrebbe sparato a Boris Nemtsov perché simpatizzante dei vignettisti blasfemi uccisi dai fratelli Cushy a Parigi il 7 gennaio scorso. Perché Zaurdadayev, dice Ramzav Kadyrov, il leader filorusso di Grozny, come molti altri musulmani era scioccato dagli attacchi contro l'Islam firmati Hebdo. Kadyrov è entrato in scena, insomma, quasi per giustificare l'operato del suo ex tenente di polizia, considerato
patriota, fedele e musulmano devoto. Quella della vendetta islamica è giudicata teoria insensata dai colleghi di Nemtsov, così come da altre voci dell'opposizione russa. Nemtsov aveva denunciato più volte le politiche repressive di Kadyrov, ne aveva chiesto anche l'incriminazione. A Mosca, sempre negli ambienti dell'opposizione, la vicenda Nemtsov non sembra dunque destinata a finire in tempi brevi. E intanto, al gran rumore che sta circondando in queste ore il Cremlino, Vladimirovich Putin ha risposto sempre ieri in modo quasi provocatorio. In sequenza ha infatti conferito l'ordine d'onore russo prima proprio a Ramzan Kadyrov e poi a tale Andrei Lugovoi, che la storia ricorderà forse per essere stato il principale sospettato dell'uccisione di Alexander Litvinenko, ex spia del KGB, avvelenato a Londra nel 2006. E rientriamo in Italia. Il TAR del Lazio, il Tribunale amministrativo, ha stabilito che il prefetto non può annullare la trascrizione delle nozze gay contratte all'estero effettuata dal sindaco di Roma Ignazio Marino. La trascrizione dunque resta valida finché a pronunciarsi non sarà un tribunale civile. Nel vuoto legislativo si va avanti a colpi di ricorsi. Questa volta l'ultima parola l'hanno detta i giudici del TAR del Lazio, secondo i quali le trascrizioni di nozze gay celebrate all'estero possono essere annullate solo dal Tribunale Civile e non da altri. In riferimento al decreto del prefetto di Roma che, dopo aver ricevuto la circolare del ministro dell'Interno Alfano, aveva annullato i 16 matrimoni contratti all'estero e trascritti in Campidoglio dal sindaco Ignazio Marino il 18 ottobre scorso. Atti che Marino non aveva voluto cancellare, così come chiesto dal prefetto. Adesso il TAR dice che l'annullamento può essere disposto solo dall'autorità giudiziaria ordinaria, mentre il Ministero dell'Interno e le prefetture non hanno il potere di intervenire direttamente. Questo nonostante, ricordano i giudici del Tribunale amministrativo, l'attuale disciplina nazionale non consente di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso e dunque questi matrimoni non siano trascrivibili nei registri dello Stato civile. In pratica non si potrebbe fare, ma in mancanza di una legge nazionale i matrimoni resteranno trascritti fino a quando e se qualcuno chiederà al giudice civile di pronunciarsi. Noi abbiamo solo garantito l'attuale quadro normativo in materia di Stato civile, scrive in una nota il Viminale. Era stato proprio il ministro Alfano ad inviare i prefetti di tutta Italia a cancellare le trascrizioni già fatte. Una questione che in mancanza di norme specifiche resta in ogni caso ben lontana da una soluzione. Basti pensare alla disputa in corso a Grosseto, dove il Tribunale e dunque la legge ordinaria, così come stabilito dal TAR, lo scorso febbraio ha stabilito che un matrimonio contratto all'estero dovesse essere trascritto, decisione contro cui ieri ha fatto ricorso la Procura della città toscana. Vi anticipo che il ministro dell'Interno Alfano sarà ospite tra poco di Andrea Pancani nel dibattito politico di Omnibus. E adesso il calcio, nuovo esonero in Serie A, il Cagliari ha sollevato dall'incarico il tecnico Gianfranco Zola, al suo posto torna Zeman. Intanto nei posticipi della 26ª giornata, vittoria della Juventus che si porta così a più 11 sulla Roma e della Lazio che ora è terza. La Juventus mette virtualmente le mani sullo scudetto. La rete di Pogba, bella e preziosa, contro il Sassuolo a 10 minuti dalla fine, spinge i bianconeri a più 11 in classifica dalla Roma quando mancano 12 giornate al termine del campionato. Non è stato comunque facile avere ragione del Sassuolo, nonostante Allegri avesse schierato quasi tutti i titolari. Una partita avara di emozioni, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, una Juve più convinta e aggressiva contro una difesa, quella allestita da Di Francesco, difficile da scardinare, fino all'acuto di Pogba, che avvicina i bianconeri allo scudetto. Una Lazio straripante, invece, infila la quarta vittoria di fila e ritorna al terzo posto, al fianco del Napoli e a meno 4 dalla Roma. Con 4 reti manda al tappeto la Fiorentina, una perla di Biglia nel primo tempo lancia la squadra di Pioli che potrebbe dilagare già nei primi 45 minuti se non fosse per le parate dell'ottimo Neto, tradito a volte dalla serata non brillante della sua difesa. I centrocampisti lasciano pochissimo spazio al gioiello viola Salah e in mezzo pesa l'assenza di Borja Valero. Nella ripresa Montella inserisce Pizzarro e Gilardino, ma dopo un'occasione sprecata da Badel, la Lazio colpisce di nuovo. Il raddoppio è su calcio di rigore di Candreva, procurato da Felipe Anderson, poi la doppietta finale di Miro Klose. Il tedesco va in gol in tuffo di testa per poi bissare a 2 passi dalla porta. La Lazio lancia la sfida a Napoli e Roma. La Fiorentina, che non perdeva dal 6 gennaio scorso, cade all'Olimpico con una prova incolore, fallendo l'aggancio al treno Champions. Adesso i viola cercheranno di concentrarsi sulla Roma, attesa giovedì al Franchi, per l'andata degli ottavi di Europa League.
E chiudiamo con una notizia appena battuta dalle agenzie. Si tratta di un'operazione che vede impegnati circa 200 carabinieri di Casal di Principe in provincia di Caserta con elicotteri e unità cinofile nell'esecuzione di 40 misure cautelari emesse dal GIP di Napoli nei confronti di vertici affiliati del clan dei Casalesi. Tra i destinatari del provvedimento, due dei figli del boss Francesco Schiavone, detto Sandokan, Carmine e Nicola. Le accuse a vario titolo vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso all'estorsione, ricettazione e detenzione d'armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Gli arresti sono stati eseguiti in 9 regioni. Naturalmente per tutti i dettagli vi rimando alla prossima edizione del telegiornale alle 13:30. Io mi fermo qui. Adesso, subito dopo la pubblicità, torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è Andrea Pancani che conduce il dibattito politico. A tutti voi grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Una buona giornata.